con Sigmund Freud comincia un'avventura singolare, comincia la rivoluzione de transfert e del suo altro nome, la rivoluzione dell'amore, la rivoluzione della metafora. Il disamore è il tentativo sostanziale e mentale di negare l'amore. Crea l'istituto del ricatto e del riscatto, della colpa e della pena, istituto algebrale e istituto geometrale. L'amore non è del padre e non è nemmeno l'amore di Dio, di Sant'Agostino in particolare. Certo, la tentazione mentale è di dire che Dio è amore. L'amore del nome è quello della metafora pastorale, la metafora detta paterna da Lacan e dal lacanismo. E sono negazioni della metafora. La questione per la psicanalisi sembra porsi come l'amore di transfer, da Freud a Lacan, come se fossero due aspetti differenti dell'inconscio, e invece sono la stessa cosa. Né amore di transfer, quindi, né transfer d'amore. L'amore si instaura con il funzionamento del nome e una sua proprietà, mentre il nome del nome, anche il nome di Dio o del popolo, sono senza amore. In nome di Dio si sono fatti i massacri della storia. Certo, abbaglia nell'impalcatura, nella cassa teocratica, l'amore di Dio e l'amore dell'imperatore, fosse solo per prenderne il posto un po' come Gige, la cui tentazione è la messa alla prova dell'erotismo, erotismo magico per uccidere il re, erotismo ipnotico per possedere la regina. Prima ancora di leggere la tentazione sostanziale e mentale come un unico animale fantastico anfibologico, come l'uroboro, come gli scivolamenti e i passaggi tra di loro, o come l'uno sbocchi nell'altro e viceversa, un dettaglio sulla tentazione geometrica non è solo esecutiva della tentazione algebrica, è anche la tentazione, quella geometrica, dello spoglio, come in Francesco, e la tentazione del viaggio infinito, non solo agli antipodi della Terra, dove imperare come John Nash al Polo Sud, ma del cosmo. C'è chi è affascinato dall'astrofisica e fantastica altri universi. Perché? Per stare meglio, per vivere senza più malcontento. Ovvero cerca l'accontentatura ai bordi del multiverso. E come per l'universo si tratta di negare il verso, la frase, la strofe. Il figlio, tolto dalla frase e dalla frastica, è scafandrato come figlio di, inscatolato, imprigionato, preso dentro, senza più un fuori, fuori che non troverà neanche nell'ultima galassia al bordo delle galassie. Rimane il nomadismo, certo, ciascuno è nomade nelle galassie. Senza la rivoluzione dell'amore ci sono le rivoluzioni sociali e politiche.
ossia le guerre e la guerra infinita globale. E per ognuno che cosa c'è? Non per ciascuno. C'è l'istituto della colpa e l'istituto della pena, l'istituto del ricatto e l'istituto del riscatto. I migliori intellettuali delle società occidentali sono catastrofisti e le loro ipotesi, degne di Cassandra, ricevono echi giganteschi. Così Chomsky, Bauman, Virilio, ma anche Eco, assillato dagli imbecilli. Gli esperti del marcio del regno di Danimarca al seguito dell'Amleto di Shakespeare. Ebbene, c'è una parte di non scrittura dell'esperienza, ma di descrizione del marcio, da Marx a ogni suo epigono, da Aristotele a ogni suo epigono. E Marx non è solo Hegel, ma Aristotele, gambe all'aria, come è stato scritto. La legge del disamore è quella del rovesciamento, descritta dallo psicanalista Guy Rosolateau. L'ideale, ciò che è ideale, si compie a rovescio, dans le renversement. Chi vuole fare il bene non fa altro che provocare il male, come la pecora ma che ha gli artigli del lupo in Kafka. Chi vuole viaggiare non si sblocca mai da casa. Chi vuole padroneggiare la lingua balbetta. Chi vuole fare lo psicanalista fa lo psicoterapeuta. Chi vuole dimagrire ingrassa e viceversa, eccetera. Borges aveva colto questi rovesciamenti e prima di lui anche Kafka, che per dir così ha rovesciato alcuni miti come quello del canto delle sirene, la cui questione era diventata quella del loro silenzio. L'istituto della pena consiste nella sua assunzione quotidiana. In Hegel occorre imparare a morire prendendo parcelle di morte quotidianamente. E quindi avendola anche come orizzonte, questa assunzione. Posto il malcontento di fronte, la contentezza felice non si realizza nemmeno ai bordi di un buco nero dove la materia diventa antimateria e i gemelli di Lanvin si rincorrono e quasi realizzano la meccanica del ritratto di Dorian Gray. Come è noto, due gemelli di cui uno venisse lanciato nel tempo, dopo un anno terrestre, l'altro ne avrebbe molti di più di un anno. E il riscatto non è privo di ricatto, come intimidire chi si presume ignaro del malcontento, no? Il malcontento dell'altro, una rappresentazione impossibile dell'altro. La chance è che la vita originaria fa saltare la gnosi della contentezza. E la via ha tre aspetti: metodo, esodo, sinodo. Il sintomo è metodo, l'impasse è esodo, la schisi è sinodo. E quindi metodo, esodo e sinodo che non sono quelli del discorso corrente. E questo per dire che la strada non è sbarrata, ma non è il caso di affrontarla con l'algebra e la geometria, che sono specifiche della sopravvivenza.